Ci sono partite epiche. Gol indimenticabili. Giocate che ad anni di distanza continuano a farci sognare. E tu, ti ricordi? Buonasera a tutti! Buonasera a tutti, ciao ragazzi! Siamo qua per una puntata specialissima. Siamo molto emozionati perché questa sera abbiamo forse per la prima volta nell'anno un grande ospite. Eh sì. Quindi io direi innanzitutto grazie a Lollo che con grande perficacia in realtà poi era stato molto semplice perché abbiamo trovato una persona molto disponibile e quindi questo esatto. Poi glielo diremo, però ha avuto l'ardire di invitare il capitano del Parma che in quel periodo della partita in cui parliamo stasera ci fece godere assai, e siccome abbiamo bisogno di pensare a momenti belli in un'annata come questa abbiamo pensato, e lo lascio annunciare a Lollo, di invitare. Beh, abbiamo pensato che il capitano di quella partita, che purtroppo ha fatto partire il trailer sbagliato stasera, comunque stasera parliamo di Bologna-Parma, spareggio per rimanere in Serie A del 2005, e il capitano di quella partita è adesso entrato anche nelle Parma Legends, ha giocato 6 stagioni in giallo-blu, 75 presenze, 4 gol, soprattutto capitano di quello spareggio, e poi vedremo anche che in quello spareggio ha fatto anche qualcosa di speciale. Quindi, ladies and gentlemen, direi qua con noi stasera c'è Beppe Cardone. Buonasera a tutti. Ciao Beppe, grazie. Piacere mio essere qua con voi. Beh, innanzitutto grazie di essere venuto, e come ci siamo detti prima dell'inizio poi della puntata, in realtà è stato anche tutto molto più semplice di quanto avevamo pensato, in realtà, perché è bastato mandarti un messaggio via social e hai risposto con molta gentilezza e facendo, diciamo, felici un gruppo di tifosi del Parma che ti sono molto affezionati, come penso quasi tutti i tifosi del Parma, e quindi grazie ancora. Ma no, non è stata una cosa che ho accettato più che volentieri. E anche per lo spirito che mi auguro che abbia questa serata, nel senso, il Parma arriva da una stagione, usiamo un termine tranquillo, tribolata, e quindi magari un pochino di leggerezza, pensare a qualcosa di bello che ha regalato emozioni può essere importante. È chiaro che non si vive di passato, però il passato non si cancella, la storia non si cancella, e quella sicuramente è una bella pagina. Dopodiché credo che, fare un discorso più generale, si debba pensare al futuro. Io sono ottimista rispetto a quello che potrebbe essere il futuro del Parma. Ecco, non spoilerarci subito tutte le domande che poi vogliamo farti, e io lascerei un attimo la parola a Matteo, che di solito ci introduce l'argomento parlandoci della partita. Allora, aggiungo solo una cosa a quello che diceva Beppe, poi penso anche che una serata come questa ci possa servire anche perché gli errori che il Parma ha commesso e anche le grandi esperienze che nel passato il Parma ha fatto come questa possono dare degli insegnamenti. In futuro stiamo pensando di ridisegnare, la società sta ridisegnando un Parma diverso, benissimo. Ci sono delle cose che possiamo prendere come esempio, e siccome noi parliamo stasera di un capitolo che può servire anche per immaginare il futuro, e poi parleremo e chiederemo a Beppe anche quelli che sono magari gli errori che non farebbe più per il futuro. Quindi l'abbiamo pensata anche un po' collegata all'attualità. Però torniamo al tema di stasera. Stasera parliamo di una di quelle partite, poi lo vedrete nei ricordi che ci hanno mandato, che fanno parte dell'epica dei tifosi del Parma.
Da quando è nato questo canale abbiamo deciso di parlare della vicenda che riguarda il Parma da quando siamo saliti in Serie A in avanti, che poi alla fine è la vicenda che la nostra generazione ha vissuto in prima persona. Ci sono grandi capitoli del passato che mio padre, la generazione prima di noi, ricorda, gli spareggi per andare di Udine, di Vicenza, tra la B e la C. Ci sono tanti passaggi, ma noi di quelli abbiamo deciso di non parlare perché non li abbiamo vissuti. Stasera parliamo di uno di quelli che io ho vissuto in prima persona, che Lollo ha vissuto di prima persona. Io sono uno di quelli che ha preso i sassi dei tifosi del Bologna mentre tornava a casa dopo la partita e che alla fine è stata una delle sue prime trasferte autonome. La mia generazione prima ci andava con mio papà, e quella è la prima trasferta che io e Marco Molinari, che è un altro Asprillas che ci guarda, facemmo. E quella è stata una trasferta che veniva in un periodo in cui il Parma veniva da una stagione molto difficile, poi parleremo, che si era conclusa in maniera anche molto pesante psicologicamente. Tutti noi vivevamo, e ne parleremo meglio, l'idea del sopruso vissuto a Lecce. Era una squadra che aveva grandi giocatori anche dentro di sé, poi parleremo anche di questo, perché c'erano anche delle grandi personalità, ma c'erano anche tanti giocatori cosiddetti operai. Io mi ricordo, e tanti tifosi si ricordano, un giocatore come Renato Olive, che non rimarrà negli annali per essere un giocatore di grandi qualità, ma era uno di quelli che, come poi Jorge Bolaño, alcuni giocatori erano di quelli che prima... Però io Olive al fantacaccio, quando ero al Perugia, me lo pigliavo. Anche io ce l'avevo al fantacaccio. E quei golletti lì c'è un sacco di gol. Era uno da più tre fisso, era con quel quindi, baffo da Sparviero, Renato Olive, ragazzi. Era un Parma dove c'erano gli Renato Olive, c'erano i Pisano e poi c'erano, secondo me, anche giocatori di grande qualità. C'era Beppe Cardone, c'era Fabio Simplicio, c'era Morfeo, che era un giocatore che se in giornata valeva da solo il prezzo del biglietto. C'era un giovane attaccante che avrebbe poi segnato tanta parte dell'avvenire calcistico anche di questo paese, campione del mondo, era Alberto Gilardino. Venivamo da questa partita a Lecce particolarmente tribolata, di cui parleremo più tardi, cioè più avanti con Lollo. Venivamo soprattutto da uno spareggio di andata in cui il Parma aveva dovuto schierare una squadra infarcita di ragazzi. Mi ricordo che la prima cosa che mi viene in mente è che l'attacco del Parma era Tonino Sorrentino, Ciccio Ruopolo, che erano due ragazzi che poi 20 anni in due, ma io mi ricordo quella partita, perché quella partita, nonostante tutti l'avrebbero data e dicevano impossibile, una partita persa, fu una partita che il Parma già allora combatté e fu in partita fino all'ultimo, nonostante le difficoltà. Fu una partita in cui il Parma uscì fra gli applausi delle persone e si era capito che dopo Lecce nell'aria era scattata una molla. Tutti avevano capito che quella partita col Bologna era fatta di due tempi. Il primo tempo fatto a Parma lo si faceva nelle migliori condizioni possibili e più di quello non si poteva fare, nonostante il Parma lottò fino all'ultimo. Ma l'impressione che c'era in città, poi Lollo anche di questo ti chiedo, era che la partita, che nonostante l'esito dell'andata, noi ce la potessimo fare. Io dico di più, noi eravamo convinti di farcela, convinti davvero. Io dico solo una cosa, faccio, perché poi capita che chi ci segue, magari era molto giovane all'epoca, non si ricorda bene. Il Parma nel 2003-2004 subisce, come conseguenza del crack Parmalat, praticamente una procedura di fallimento che poi viene portata avanti, diciamo così, nel tempo. È un Parma che in attacco aveva Adriano e Mutu, cioè due giocatori forse tra i migliori che abbiamo visto a Tardini. Poi l'anno successivo viene salvato con tutta la storia di Bondi, se non la conoscete non ve la spieghiamo stasera. È un Parma comunque metà operaio, metà molto buono, perché ricordiamo quel Parma che arrivò lì a giocarsi la salvezza col Bologna, arrivò anche molto avanti in Coppa UEFA, quindi non era semifinale. E perdemmo, credo, se non sbaglio, 3-0 con CSK Mosca. Io ho fatto 0-0 a Parma e 3-0 là. Ecco, quindi io partirei facendo una cosa. Questa è, diciamo così, la trasmissione dei ricordi. Quindi, subito a bruciapelo, Beppe, qual è il tuo primo ricordo di questa partita? Ah, il primo ricordo della partita... Guarda, il cappello che ha fatto prima a lui ha detto cose verissime, nel senso che
Dopo lo spareggio d'andata, mi ricordo che uscimmo tra gli applausi della gente, perché il tifoso del Parma, ma il tifoso in generale, quando ha la consapevolezza che i suoi beniamini del momento abbiano dato tutto, no, non ha problemi, ok? Ti porta sempre su un palmo di una mano. Noi l'avevamo fatto, eravamo consapevoli e l'ambiente era consapevole che era una cosa proibitiva, soprattutto la partita d'andata, che a Lecce subimmo 7-8 ammonizioni e 6 erano difidati, quindi saltarono la prima partita. Diciamo Però così, ce a la posteriori giocammo. casualmente, cioè proprio quei giocatori lì vennero Sì, casualmente. e quindi ce la giocammo comunque con grande cuore, anche se non amo tantissimo dire cuore, questo e quell'altro, perché poi dopo ci vogliono tante cose, quello non è sufficiente. Però credo che quella volta il discorso morale abbia fatto la differenza e l'abbiamo percepito anche noi, perché comunque. Nella settimana che poi dopo siamo stati in ritiro post la partita di andata, si respirava, i tifosi venivano a trovarci in albergo, che eravamo in ritiro, si respirava un'aria di ottimismo attento, però c'era ottimismo. Infatti, ragazzi, il fatto di aver perso 1-0 andata, vai a giocare a Bologna e vengono 8.000 tifosi della tua squadra, vuol dire che probabilmente in tanti avevano questo sentore che potesse esserci il Tu però miracolo non lo sportivo. dimostravi, Beppe, scusami se ti interrompo, non dimostravi di essere uscito dalla partita di andata, rivediamolo un secondo, non Sì, ero dimostravi di incazzato essere come una uscito. lepra. Dopo magari ti chiediamo anche cosa vi stavate dicendo qua. No, ma te lo dico, stavo dicendo a Baraldi. Perché quella partita ci furono anche un paio di episodi abbastanza dubbi in area del Bologna e tutto, e lì, a Baraldi probabilmente ha torto ragione, ma in quel momento mi veniva di dire quello, ci vogliono mandare giù. Gli stavo Il dicendo dubbio era quello. legittimo, Nel senso, perché pensavo la partita Lecce, quella partita, e poi col senno di poi, se vai ad ascoltarti le registrazioni segrete che si possono trovare su YouTube, capisci che probabilmente non ci eravamo sbagliati di molto. Quindi va bene. Però io mi ricordo, vedi lì, quella immagine emblematica, nel senso, io sono stato l'ultimo a uscire dal campo e l'ultimo a entrare nello spogliatoio. Io mi ricordo che sono entrato nello spogliatoio tipo posseduto dal demonio. Ho iniziato a urlare dicendo semplicemente, le frasi poi non sono ripetibili, semplice che saremmo andati a Bologna a conquistarci la salvezza. Ci fu un momento di silenzio, ma probabilmente qualcosa in più che era già scattato, scattò ancora di più. E tant'è che se voi guardate, credo che Sandro Piovani avesse fatto un DVD dedicato a quella stagione, no? E c'è una mia intervista post partita dove. Non lo so, sono sensazioni, però dichiaro concretamente che saremmo potuti andare a Bologna a vincere 2-0 e poteva far gol qualcuno che magari non aveva mai fatto gol e capitò proprio che feci gol io. Quindi non lo so, ci sono le cose un po' particolari, però credo che personalmente sotto l'aspetto sportivo è stato il momento più intenso che ho vissuto In maglia in gialloblu. 17-18 anni di calcio Ah, in professionista, generale. no? In generale. Sì, la tensione pre-partita, partita, post-partita, poi per me fu particolare ancora di più perché io feci male nella rifinitura, perché c'era un clima nella rifinitura il giorno prima della partita che era pesantissimo. E mi ricordo benissimo, ne parlavamo poco tempo fa con Andrea Pisano in un'altra intervista, dove ci ricordavamo anche noi questo episodio particolare, dove Marco Bresciano, che è un altro grande giocatore che faceva parte di quella squadra, perché ci siamo dimenticati altri, tipo Sebastian Frey, Daniele Bonera, cioè avevamo una squadra oggettivamente che non doveva essere in quella condizione, ok? Quindi
per fare il cappello, quella squadra con il potenziale non poteva arrivare allo pareggio per salvarsi. Doveva essere molto più tranquilla. Però è andata così. Però sì, però è andata così. Quindi, tornando a quello che stavo dicendo, c'è fu un momento di tensione, ma non mi ricordo per cosa. E Marco Bresciano, che cioè, se tu gli schiacciavi il piede, ti chiedeva scusa a lui, e dice, e parlava pochissimo, un professionista esemplare, prese il pallone al Tardini, facciamo la rifinitura, lo scagliò a caso, stranamente verso di me, non è che non ce l'aveva con me, io mi spostai di scatto per quel poco di energie che ancora mentali e fisiche che mi rimanevano, e sono stirato, ma ho sentito una fitta alla gamba paurosa. Allora parlavo con il dottor Manara, ho detto: Massimo, guarda che io mi sono fatto male. E ma com'è possibile? Allora mi fece tutte le prove, io avevo dolore, e lui mi dice: beh, per domani non, così non riesce a giocare. E io ho detto: guarda, non se ne parla, cioè io giocare devo giocare, quindi inventi qualcosa, fammi qualcosa che non sento dolore, finché dura rifai, possiamo fare dell'anestetico, ma 20 minuti, mezz'ora, 35, 40 minuti, ma dopo l'effetto passa, non è che possiamo fare. Io ho detto: va bene, faccio quello. E quindi giusto in tempo per fare gol, e due minuti dopo ho chiesto il cambio, ho fatto un altro movimento su una punizione loro, mi sono mosso in quel modo lì, ho risentito una fitta paurosa, probabilmente la lesione c'era e l'effetto dell'anestetico iniziava a diventare basso, e quindi ho chiesto il cambio, entrò Paolo Cannavaro, fece una grande partita anche lui, ma quella fu una partita dove veramente tutti i giocatori, chi giocò un minuto, 30 secondi, tutta la partita, facciamo qualcosa di eccezionale. Io vi riporto all'ordine, perché sì. Ascoltare il capitano Beppe Cardone per degli anni, mi è venuta anche una battuta brutta, forse l'anestetico ha aiutato, visto che non è che facessi tantissimi gol. Vabbè, poi se tu lo rivedi, esatto, ecco il movimento un po' distinto, è rimbalzata addosso. Uno dei gol più belli che abbia mai visto. Esatto. Ma guarda che noi ci siamo salvati per due gol di Stinco, mio e Stinco di Gilardino. Eh sì. Ecco. Vabbè, Inzaghi ci ha costruito una carriera sullo Stinco, quindi non voglio dire. Possiamo... Ascolta, ti facciamo ascoltare il primo ricordo che ci ha mandato un nostro follower, come si dice, e che ricorda così la partita. Per Bologna-Parma, nel mio piccolo magari può essere banale, però è molto importante perché è il primo ricordo nitido che ho di una partita di calcio vista con mio nonno, figura molto importante per me e storico tifoso del Parma, con cui guardo le partite peraltro ancora adesso, indipendentemente dalla categoria che sia A o D. È bello perché appunto è stata forse la partita per il quale io tifo Parma ancora adesso e per cui guardo le partite. È stato bello capire quanto uno ci potesse tenere alla squadra della propria città e provare tante emozioni diverse, perché comunque c'era la difficoltà di rimontare una sconfitta al Tardini e poi questa difficoltà si è tramutata in grande emozione, in grande gioia, al triplice fischio allo 0-2 del Dallara per quella salvezza che veramente unì squadra e città dopo un momento veramente difficile, dopo appunto anche i trionfi in Coppa UEFA e in Coppa Italia negli anni precedenti. Nel mio piccolo veramente è una partita che ricordo volentieri, all'epoca ero piccolino, avevo 11 anni, però quella partita ce l'ho veramente bene in testa e probabilmente sì, è per quello che ancora adesso tifo il Parma in tutte le condizioni, che siano positive o negative. Quindi beh, mi sembra un bel ricordo, e leggiamo anche un po' di commenti, perché ci sono dei commenti addirittura. Luca Romagnoli, che dice anche lui: era poco più di un bambino, ero io l'unico che era adolescente all'epoca, non so, cioè, no, adolescente, ero un ragazzo, facevo l'università. Comunque un tifoso del Bologna, e mi sembra un messaggio anche, insomma, carino, anche visto che Beppe, tu hai anche un passato con i colori rosso-blu. Sì, sì, guarda, Bologna è girata spesso in momenti importanti della mia carriera. Anzitutto
È chiaro che poi dopo, quando festeggi, ti lasci andare e tutto. Però Bologna è stata importante per me e mi ha dato la possibilità di esordire in Serie A. E poi sempre col Bologna ho avuto il momento più brutto della mia carriera, nel senso che in un Parma-Bologna mi sono infortunato in maniera pesante, dove ho rischiato di smettere di giocare. E poi ancora col Bologna c'è stato, come dicevo prima, il momento di intensità emotiva più alto. E quindi è un po' una città che ruota intorno al mio passato calcistico. Bene, ti salutano Marco Motta, che è un altro degli Asprillas, Cesare Pescatori, Klaus, che è un nostro follower, Dario, che è insieme a Matteo l'altro dei fondatori degli Asprillas, Roberto, che riassume in un messaggio, secondo me, quello che molti di noi pensano, cioè che tu sia veramente uno di noi. Marco Motta ti dice quanto sono fighi i tuoi quadri. Ce ne ho Esuliamo. altri, tanti sono ancora impacchettati. Ce ne ho Ti saluta diversi, Paolo. è una mia passione. Di Gregorio, che ci ha detto che ti conosce molto bene Grande perché Paolo, grande Paolo, grande persona. Con gli scarrozzati Esatto. che abbiamo frequentato in questo modo un paio di settimane fa. Abbiamo fatto una serata con un Anzi, pomeriggio con adesso glielo loro. dico proprio qua che sono in diretta, Paolo. Adesso, appena prima di andare al mare, compatibilmente con quelle che sono le restrizioni, un giorno ti vengo a trovare. Quindi forza Giuseppe, qua ci ritorna a correre menare per una dichiarazione di Renato Oliva, direttore al Parma. Qua si parla di trio Grella, Bresciano, Simplicio. In effetti non avevo nominato, c'era anche Grella, che Eh sì. Sì, comunque qualche pero ne l'ha spaccato nella sua carriera. Grande capitano sempre nel cuore. vi segnalo che per noi in curva non era Grella, era Grellard, per l'evidente somiglianza con Lampard. Era il nostro Lampard. Lui non lo sa. Se tu lo vedi, Beppe, Segnava un digli che cicino in qualcuno. meno. Per noi era come Frank Lampard. Lui non lo so se gli cambierà la giornata, quando lo saprà, però qualcuno lo chiamerà Magari fuori. no, però glielo posso dire se ho modo di Mi vederlo da vedete qualche parte. ancora? Passerei a una parte in cui abbiamo preparato qualche domanda per te. Io la prima la lancio io, che è quella sull'atmosfera nella squadra. In parte hai già risposto. Volevo capire quanto era pesante la parte, diciamo così, di una società che mancava o del fallimento che avevate alle spalle. Quanto pesava per voi? Vabbè, sicuramente ha avuto il suo peso, però va detto una cosa, che comunque la società, nella figura del dottor Bondi, di Baraldi, così, le cose che hanno detto le hanno mantenute. Io, capitano, spesso mi trovavo a confrontarmi con loro per problematiche particolari, che poteva essere il ritardo degli stipendi, molto semplicemente, piuttosto che. E ho trovato, nonostante uno si aspetti sempre che gli diano una buona notizia, però credo che anche le notizie che apparentemente possono essere negative, la cosa importante per chi le ascolta è che siano vere. Quindi a noi c'era stato detto chiaramente che c'erano delle difficoltà che comunque sapevamo. E quindi che era, tra virgolette, inutile continuare a dire: ma quando arriva lo stipendio, quando arriva lo stipendio, che sarebbero arrivati, non li avremmo persi. E una volta che tu sai quello, dici: ok, va bene. Perché nel calcio, nello sport, ma nella vita, credo che conoscere la realtà e dall'altra parte averci persone che sono in grado di dirti la verità è importante, no? Perché tu puoi fare i conti con qualcosa
qualcosa che sai che andrà così, che all'inizio può sembrare anche brutto, e dici no, non ti pago, e va bene, preferivo mi dicessi che mi paghi, però se mi dici di no, ma io lo so e quindi mi metto l'anima in pace e ho un pensiero in meno, e ho un pensiero in meno, perché so che lì è inutile pensarci perché la situazione è un'altra. E quindi quello sicuramente ha influito, dopodiché sicuramente anche noi ci abbiamo messo del nostro con un rendimento altalenante. E poi ci fu Però magari ha il cambio. influito, scusami, anche un po' come collante del gruppo, cioè una problematica che comunque vi ha anche un po', diciamo così, reso più uniti, o è stato Ma solo guarda, negativo la parte? c'è stato un problema, nel senso, un problema dove il gruppo si è un pochino rotto quando la società ha deciso di esonerare Mister Baldini. E in quel momento, come capita spesso, c'era una parte della squadra che stava con Baldini, una parte non è che stesse contro, però per X ragioni, non dico che era contenta, però non ne faceva una malattia. Quindi c'è stato un momento di, a volte anche di scontri. Però poi dopo, grazie anche a Mister Carmignani, che è un uomo di grande esperienza, di spessore, abbiamo capito che eventualmente quella problematica sarebbe dovuta risolvere poi, no? E per fare un po' un parallelismo con quello che è successo al Parma oggi, dato che io nella mia carriera qualche retrocessione l'ho fatta, e purtroppo, anche se non lo dicevo, ci speravo sempre, c'erano tutte le condizioni che si sono verificate ogni qualvolta io sono retrocesso. E ovvero una stagione che parte in un certo modo, con un certo tipo di idea, poi le cose vanno bene e si inizia la caccia al colpevole. La caccia al colpevole, se termina, ok, va bene, le cose vanno avanti. Se fai tutto l'anno cambiando comunque allenatore, questo e quell'altro, con la caccia al colpevole perdi energie che potresti impiegare sul campo. Allora, in quelle situazioni io ho imparato che era importante dire ai colpevoli ci pensiamo dopo, otteniamo il risultato e poi dopo ci pensiamo. Sì. E invece quest'anno spesso ho avuto l'impressione, poi non essendo dentro, però da esterno, ho avuto l'impressione che una volta il colpevole fosse il preparatore, una volta fosse il clima collecchio, una volta fosse il direttore sportivo, una volta l'allenatore, una volta il portiere. No, non va bene, così retrocedi. E infatti è Infatti è retrocesso. successo. Sì. Matte, tu hai una domanda, credo, sempre Sì. sul Parma dell'epoca. Dopo parleremo, perché quello che hai detto adesso è interessante anche per immaginare il nostro futuro. Abbiamo detto prima che c'erano dei, anche sì, definire quel Parma operaio non era giusto. In realtà c'erano dei giocatori, come si può dire, dei grandi lottatori, come c'era Renato Olive, che in realtà era comunque un centrocampista che faceva anche un numero di gol fuori dalla norma, ma però c'erano giocatori di grandi qualità. Secondo te, di quella squadra, chi era il giocatore più forte del Parma? Vabbè, ma il giocatore più forte, non ho dubbi a dirti Domenico Morfeo, nel senso, un giocatore fuori categoria, un talento assoluto, un talento assoluto. Io ho visto, perché io spesso sono stato infortunato e ho visto tante partite nell'anno che Girardino fece 26 gol, 27 gol, quell'anno lì, ok? Faceva delle giocate che tu guardandole da fuori non riuscivi a capirle. Dice, ma come ha fatto a vederlo? Eppure è un giocatore fortissimo, fortissimo. Poi dopo, vabbè, dirti Gilardino, un giocatore che fa il gol fatto lui in quella stagione, ti direi Frey, No, ti dico, io avrei detto anche Morfeo. Lomera, Io, ma ce ne sono tanti, ma poi. per un giocatore come te che ha giocato così tanto, anche tanto tempo, io ti faccio questa domanda anche perché io Morfeo lo vedo quasi tutti i giorni. Morfeo ha la sua attività di fronte a casa mia. Quindi
E mi è capitato di Quindi abiti in prendere. via Farini tu, No, o l'altra attività, l'altra? l'altra. Io Ah, di fronte sono al un po' Barilla più. Center, quindi. Sì, io vado a prendere il pollo. Adesso ho fatto la polleria anche, e quindi lui è spesso a ricevere in polleria. E ogni tanto ha voglia di chiacchierare, non sempre, qualche volta Sì, sì, qualche volta no. ma Quando ha era voglia di sempre, era anche chiacchierare, così prima, eh. ma infatti ha l'atteggiamento che aveva quando giocava. Ci sono dei momenti che c'ha voglia. E io prima o poi glielo chiederò come ha fatto uno che era così forte a non fare la carriera che avrebbe potuto fare. Perché io ti ho fatto questa domanda, avrei detto anche io Morfeo, perché ho sempre avuto l'impressione che Morfeo tecnicamente fosse uno dei giocatori più forti che abbiamo mai visto a Parma. È un Tecnicamente. allora, Mimmo è un talento, ok? Dopodiché, come tutti i talenti, talento da solo non basta. È chiaro che lui comunque ha fatto una signora carriera. Poi tu mi dici, avrebbe potuto fare di più? Probabilmente sì. Però se tu parli con lui non rimpiange nulla, ne sono certo. Lui ha fatto quello che sentiva di fare in quel momento lì. Lui è lui. Quindi, Io beh, bene. io credo onestamente, aggiungo dal mio punto di vista, che per me Frey dopo Buffon è il portiere più forte che io ho visto giocare nel Parma, è uno dei più forti che ho visto in Italia e per me era un portiere fenomenale, con qualche difetto, ma in porta era una cosa Fra i pazzesca. pali, secondo me, è il più forte. Aveva, Vabbè, secondo la me. sera dello spareggio ha fatto una parata Mamma fuori mia, una roba. concorso. Un Era colpo di su Ken testa di Tare, Tanders? ha preso una parata. No, No, su su Tare. 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 Incredibile, incredibile. Una parata. L'abbiamo vista Vediamo. fare una cosa così, poi solo a Buffon, non so se qualche tifoso del Parma ci vede, Buffon fece una parata analoga nella sua prima partita in nazionale al Tardini. Sono due parate, io non ho mai visto due cose così. Col Paraguay, Buffon fece una parata analoga, da una vicinanza impossibile, un miracolo. E fra beh, buona parte anche del fatto che noi abbiamo vinto quella partita così è legata a quella parata di Frey, perché non so se sarebbe finita allo stesso Sì, modo comunque se l'avessimo credo presa. che fosse, stavamo già vincendo 1-0, poteva essere il 1-0, gol secondo me. 2-1. Anche secondo me. Sì. No, vabbè, Seba, quella lì è stata una parata clamorosa, ma ha fatto delle prove assurde in tutta la partita. Cioè, quando poi un portiere di quel livello lì, che capì che quella sera gli possono tirare anche con le mani e non gli fanno gol, ti Yes. carichi a A pallettoni. pallettoni. Ma sì. Ma una partita così Sentiamo. c'era stata anche quell'anno in Coppa a Siviglia, dove ci hanno preso a Attenzione. pallonate a Siviglia e Sebastian Frey Attenzione. ha parato cioè, qualsiasi cosa, qualsiasi cosa. Attenzione. Secondo me c'è Sì. proprio una domanda su questo. Off topic, sei stato l'ultimo capitano di un Parma che giocava in Europa. Se dico Jesus Nava, Julio Baptista, Dani Alves e Sergio Ramos, Mamma e mia, dico che squadra. 1-0, ricordi il marcatore? Ho fatto gol io. È stata anche forse l'unica volta che sono apparso in prima pagina sulla Gazzetta. Diceva il Cardone, il barbiere di Siviglia. Sì, è vero. Avevano un paio E di no, sì, ho talenti. fatto gol. No, avevano una squadra clamorosa. Vabbè, ma l'andata? All'andata a Siviglia, io adesso non voglio sbagliarmi, ma 10 ammoniti noi. Abbiamo superato la metà campo solo il calcio d'inizio. Poi ci hanno chiuso là dentro, ha detto ci vediamo dopo. 0-0, ha detto impossibile. Avevo fatto un rigore io su Giulio Battista che se lo vedo adesso e non l'ha dato, mamma Beh, ma mia, ho all'epoca detto. non c'era VAR, non c'era Beh, niente. Giulio No, no, Battista, ma infatti era penso. più bello in area di rigore. Al ritorno ho preso un destro io. Dal Ecco. loro capitano, mi sono Secondo me ripigliato 2 giorni dopo. dovevi aver paura di prenderlo anche da Giulio Battista, perché Giulio Battista era grosso come quella porta qua. Io un attaccante così Sì, però grosso. era un buono. Invece il loro capitano era cattivo come l'aglio. Porca miseria, ma vado un destro. Io ho rivisto quelle immagini, ma proprio tipo Puggi in area di rigore, ma proprio clamo. Cioè, io sono svenuto. Cioè, per farti capire che cazzotto mi ha dato. Ah, c'è una domanda per te dall'altro fondatore degli Aspryas che è Dario.
Te la mando. Ciao a tutti ragazzi, io volevo chiedere a Capitan Cardone quanto è importante il ruolo dell'allenatore e del capitano nei confronti della rosa per riuscire a infondere quella forza, quella determinazione, quella consapevolezza utile per salvare la squadra a fine campionato, la stessa che c'è stata in quella famosissima appunto doppia finale che stiamo analizzando in questo video. E poi volevo chiederlo anche in relazione alle dichiarazioni che ci sono state recentemente di Lucarelli, un altro ex capitano, che ha criticato la squadra perché l'ha accusata di non averci messo, diciamo, gli attributi, di non averci creduto fino in fondo. Quindi mi chiedo se dipenda più dal collettivo, se dipenda dai singoli o se dipenda appunto dal mix fra l'allenatore e il capitano. Grazie mille per la risposta e ciao a tutti. Vabbè, allora, credo che sia un mix, non c'è chi deve parlare di più, chi deve parlare di meno, perché io ho avuto compagni di squadra che magari non avevano fascia di capitano ed erano dei leader comunque, oppure non c'è bisogno di urlare, a volte basta guardare una persona in un certo modo. E se l'altra persona è intelligente capisce senza che tu gli risponda. E quindi ci vuole un po' di tutto, un po' di tutto. Io credo che una cosa che non deve mai venire meno, e questo l'ho provato sulla mia pelle, è essere comunque da esempio. Essere comunque da esempio. E io se posso darmi un merito grande, al di là di quello che poi dopo era. Sono stati momenti sul campo, quindi le partite giocate. Il merito grande che mi do è che io ho vissuto a Parma momenti bellissimi, momenti brutti quando ho avuto gli infortuni, e credo che soprattutto con i ragazzi giovani sono stato un ottimo esempio perché vedevano quello che era il mio attaccamento, la mia voglia di fare un passettino in più ogni giorno per riuscire a giocare, e questo probabilmente fa capire a un ragazzo che dice: cacchio, questo c'ha 30 anni, il capitano della squadra è infortunato e si fa il culo più di me, che magari gioco meno così e faccio anche no, non lo posso fare. E secondo me quello è stato una cosa, forse il merito più grande che mi do. Perché poi dopo in quel Parma, ragazzi, c'erano tanti giovani, poi qualcuno è stato sfortunato, tipo Savi, che secondo me era un giocatore Eh sì. che aveva un potenziale clamoroso, si è rotto il ginocchio, ne ha avute poverino, però De Sena, anche lo stesso Ciccio Ruopolo, poverino, poi dopo ha avuto comunque una carriera dignitosa in Serie B, ha fatto un sacco di gol. Poi dopo è vero anche che qualcuno che ha avuto la possibilità si è perso, perché noi abbiamo giocatori che hanno giocato quarti di finale o semifinale di Coppa UEFA e sono scomparsi. Cioè, E quelle prima sono. hai Lì parlato. ti fa capire che a volte le occasioni ci sono, devi essere in grado poi dopo di sfruttarle. Per dire, io mi Prima hai ricordo detto. Gibbs, non so se vi Eh sì, ricordate, Gibbs, Ale di. l'attaccante, ha avuto la possibilità di giocare a Sorrentino lo stesso, poi non hanno fatto questa grandissima carriera, ma. Quindi a volte, sai, capitano situazioni quando meno te lo aspetti e devi essere sempre pronto. Io di quel Parma, ad esempio, quello che dici lo penso per Andrea Pisano. Per me Andrea Pisano, che Sì. era stato a chiamare per quel Parma a sostituire uno che era stato un monumento, perché doveva subentrare Marco Marchionni, che aveva inteso quel ruolo a Parma facendo cose straordinarie. Se Pisano fosse stato fisicamente più resistente, era molto fragile, secondo me era un buono, è un giocatore che avrebbe potuto No, fare una grande Andrea è un carriera. giocatore, al di là che è un amico e quindi non potrei che parlarne bene, ma ho sempre pensato che fosse un ottimo giocatore e in più tra me e lui c'è un rapporto tale che va al di là di quello che è il campo. Vedi, voi dovete pensare anche ne parlavamo, come vi dicevo prima nell'intervista che ho fatto insieme a lui. Andrea è arrivato a Parma, lui ci rideva come se potesse arrivare un gazziniere nuovo. Cioè, aveva quell'appeal lì. Quell'appeal. Cioè, Sì, lui è sì. venuto via da una situazione
è venuto a guadagnare tra virgolette anche meno, che già non guadagnava tantissimo, ma si è messo in gioco e Andrea poi alla fine è stato un giocatore che quando stava bene non aveva problemi alle ginocchia, è un giocatore che ha fatto bene perché è un giocatore che ama il suo lavoro, professionista serio, che in campo gli dà tutto. E la gente quelle cose lì le vede, eh. Cioè se tu sbagli anche un passaggio, uno stop, un gol, ma vedono che sei uno che comunque ce l'ha messa tutta. No, ma non ti rompe le scatole nessuno, tranquillo. Perché poi dopo le persone intelligenti capiscono che comunque, sì è vero, sei un professionista, sei pagato, però l'errore è umano e quindi ci sta. Io vi interrompo, uno perché volevo mandare l'ultima domanda e due perché mi sono stufato di sentire nominare Buoni, non ho sentito nominare Bolaño, che è comunque uno dei nostri idoli incontrastati, che era dentro Jorge Bolaño, grande. Posso, era il polmone di quel Parma. Posso dire una cosa prima del video che non abbiamo fatto? Non abbiamo detto le due formazioni. No, no, ma dopo le diciamo. Ah, le diciamo dopo? Le, okay. Sì, sì, adesso facciamo una domanda da un altro dei nostri Sprillas, Luca. Ciao capitano, volevo fare una domanda un po' particolare. Che ricordi hai di Lecce-Parma, la partita che portò al famoso spareggio di Bologna? Perché senza quella partita scandalosa, ricordo la direzione di De Santis con 6 ammoniti e 4 espulsi, non ci sarebbe mai stato la bellissima notte dello spareggio. Che sensazioni provaste in campo durante quella partita? Grazie mille, ciao. Fu una partita particolare, nel senso che al di là che eravamo in uno stato psicofisico non bellissimo, un caldo pazzesco, una partita dove ci fu un susseguirsi di situazioni dove per qualche minuto noi eravamo anche salvi, poi dopo loro ci riprendevano, siamo andati sotto, l'abbiamo rimediata. È una partita che ci siamo giocati a viso aperto, probabilmente quelle partite magari sei più accorto, ma se voi guardate la partita era tipo un'azione da una parte, un'azione dall'altra, un'azione da una parte, un'azione dall'altra, quindi era un po' un incontro di pugilato e vediamo chi va a KO. Fortunatamente non siamo andati KO noi e nemmeno loro, perché comunque salvarono loro in quella partita. E quindi particolare, poi dopo quello che è successo in campo, nel senso che ci furono delle situazioni brutte, inteso che parli di cioè, Zeman, quasi... parli di Zeman. No, io parlo di quella che era stata la direzione dell'arbitraggio. Parli dell'arbitraggio di De Santis che possiamo comodamente dire. Ci furono delle ammonizioni, cioè l'ammonizione di Morfeo, per dire, una roba imbarazzante, cioè l'espulsione di Contini, perché poi noi rimanemmo anche in 10, nel momento in cui stava meglio rimanemmo in 10. Quindi, però, boh, come diceva l'ascoltatore, il follower probabilmente era destino che dovesse andare tutto così, perché magari non avremmo avuto, salvarsi a Lecce non avrebbe avuto lo stesso sapore che salvarsi nel doppio spareggio. È chiaro, della gente ci ha perso degli anni di vita, me compreso, però... Anch'io, anche noi. Mi hai lanciato un assist che neanche Mimmo Morfeo quando la tagliava dentro, perché io ho sempre un episodio, all'interno di questa rubrica, in cui cerco di capire da dove è nata, diciamo così, poi il risultato finale, no? O una componente importante. E per me, come hai detto tu adesso, è proprio Lecce Parma, di cui abbiamo visto le immagini, partita che finì 3-3, con il Lecce che si salvò, chiudo parentesi, in quell'anno lì, nel Lecce che si salvava c'era Vucinic di punta, che era un fenomeno, il Parma e il Bologna che arrivarono lì a giocarsi, avevano dei giocatori che secondo me adesso arriverebbero a ridosso delle prime 4-5 in campionato, mamma mia, che nostalgia di questa Serie A. Chiudo parentesi per concludere che quel senso di avere subito un'ingiustizia grossa,
secondo me diede molta forza a tutto l'ambiente, e quella cosa che dicevate tutti e due all'inizio, che c'era quel sentimento comune a Parma di crederci, come forse non c'era mai stato, di crederci che il risultato lo saremmo andati a prendere, secondo me nasceva da quella sensazione forte di torto subito. Sì, sì, sicuramente. Sono d'accordo. Non saprei usare un termine esatto per descrivere questa situazione, però credo che quello che tu hai detto sia stato un qualcosa che dentro di noi ha fatto scattare quel qualcosa in più, perché in quelle situazioni ti serve veramente tutto, cioè i particolari diventano fondamentali, e quindi fu una cosa, cioè, per adesso vi racconto un altro aneddoto che magari qualcuno mi avrà già sentito raccontare, ma ve lo racconto volentieri. La sera prima dello spareggio in ritiro a Bologna, praticamente io, che ero capitano, e altri 5 o 6, non faccio i nomi, praticamente non abbiamo dormito tutta notte. Siamo stati, adesso mi metterete a ridere, vedi l'incoscienza, no? L'incoscienza. Abbiamo fatto i conti, bio e foglio, di come dividere il premio Salerno. E dovevamo ancora giocare la partita. Quindi, vedi, anche quello ti fa capire che dici, ma allora eravate sicuri di farcela. Però non l'avresti mica raccontato. No, però anche quello, se non fosse finita bene, non lo raccontavate questo, però. Beh, chiaro, anche perché il premio non l'avremmo preso qui. Mamma mia. Allora, avremmo parlato del nulla, no? Io passerei la parola a Matteo, che invece... Ah no, aspetta, una cosa, perché no, è giusto dirla. Il dottor Bondi, dopo lo spareggio di andata che perdemmo 1-0, prima della partita è venuto da noi, da me, e rispetto al premio che era stato pattuito, ce l'ha aumentato. Quindi, dato che Bondi spesso a Parma è stato massacrato, però tante cose la gente non le sa, è stata una persona importante. È stata una persona importante. Di una sola parola. Diciamo che ce ne siamo resi conto più dopo, quando abbiamo avuto a che fare, sul momento è vero, questa città, dopo abbiamo avuto tante vicissitudini che ci hanno fatto rivalutare positivamente il nostro passato, questo sicuro. Assolutamente. Dicevamo che Matteo ha sempre un episodio chiave, che è l'episodio chiave della partita, raccontaci. Allora, sembra un po' un gesto da paraculi, e quindi scusa, tanto siamo oltre la fascia oraria protetta, quindi lo posso dire, mia figlia dorme e non ci ascolta, però io, quando mi sono chiesto quale fosse stato l'episodio chiave della partita di cui parliamo stasera, per me è stato il tuo gol, vuoi per quello che ci hai detto, cioè sei uscito poco dopo per infortunio, adesso lo rivediamo e vediamo un po' gli highlights di questa partita, però il Parma non era partito bene quanto poi ha giocato. I primi minuti, io me li ricordo, a parte che ho fumato 25 sigarette nei primi 10 minuti, cioè ho finito il pacchetto, ma era un Parma che era molto contratto. Questo è stato il segno che questa partita le cose potevano andare bene, perché adesso io posso dire una cosa senza mancare, io ogni tanto invoco il gol di merda, che è quello che dà la svolta in una partita. Questo è stato il gol di il classico gol di merda, cioè il gol di stinco. Se tu guardi, allora mi rimbalza sul molto sito, bello anche l'abbraccio, scusate, inizio partito, c'è un uomo sul palo, Colucci credo, e la palla passa in mezzo alle gambe. Cioè, fai un gol così, quella partita lui fa chiudere le ginocchia, ma i piedi restano a terra, sì. E la palla passa, e certo. Quindi dici, porca miseria, e quindi è andata così. E non potevi, quando fai un gol così, quella partita qua, non potevi che vincerla, e per questo è il momento chiave della partita. Io poi aggiungo, da giocatore, penso, quando tu dici,
Questa è stata l'emozione sportiva più bella della mia vita. Ecco, io da calciatore mi sono sempre chiesto se fossi stato un calciatore e se fossi stato Cardone, dall'altra parte sentire l'urlo che abbiamo fatto noi, perché io me lo ricordo quell'urlo lì. Di urli così, nella storia di questa squadra ce ne sono stati alcuni. C'è il gol di Crespo, che è un urlo, il famoso gol di Crespo contro la Juve in 9, e c'è questo. Ci sono e poi c'è l'urlo di Spezia recentemente, ma ci sono quei momenti sportivi dove non è un urlo, è più forse cioè, è un insieme di imprecazioni, cioè è il silenzio del Dall'Ara, silenzio, muti, e da lì in poi 9.000 persone che hanno cantato 90 minuti e una squadra che ha corso, picchiato e lottato per 90 minuti. Nel secondo tempo, se non mi ricordo male, forse il centrocampo non l'abbiamo neanche superato, insomma l'avremmo superato due volte, però era una di quelle partite in cui forse a Frey... Sì, abbiamo superato giorni. Poche volte, però noi le volte che siamo venuti davanti gli potevamo fare sempre gol. Eravamo pericolosi. Sì, quello sicuro. Sì. Allora, mentre ci ascoltiamo gli ultimi ricordi che sono arrivati audio, intanto vediamo anche le immagini della partita. Innanzitutto fare un piccolo passo indietro alla partita d'andata, che sembrava che ci remasse tutto contro, dal risultato all'arbitro che ha ammonito praticamente tutti i giocatori che avevamo in diffida, poi siamo andati a casa loro e gli abbiamo dato due pere e siamo rimasti in Serie A. A fine partita noi che festeggiavamo e loro che bruciavano come dei falò. È stata una goduta indimenticabile. Ciao a tutti. Dunque, Bologna-Parma 2005 è stata la mia prima trasferta, ero presente anche all'andata, avevo l'abbonamento da 2-3 anni, avevo 16-17 anni, quel 2005. È una goduta pazzesca, non pensavo mai che non avremmo vinto, ero certo che ci saremmo salvati per qualche motivo. Due flash fra i più belli extra campo sono l'arrivo al casello, con il casello di Bologna, con tutti gli autobus, eravamo col CCPC, col centro di coordinamento, c'era un mio amico, compagno di classe, ha comprato i biglietti. Arrivati a casello di Bologna, una fila di, non so, 200-300 persone, tutte con la maglietta gialla a pisciare lungo la strada. E invece al ritorno, quando eravamo già salvi, eravamo sul pullman in partenza da Bologna e c'era il cordone di poliziotti. E ricordo di aver incrociato lo sguardo con un poliziotto che con il labiale fa Forza Parma, proprio bellissimo. Niente, la parola credo più comune è comunque goduta, ecco, perché abbiamo rivisto i gol di Gilardino. Io in realtà do il mio ricordo velocissimo. Il mio ricordo finisce al 45.2 più 2, scusate, quando Gilardino fa il secondo gol. Poi è stata secondo me un patimento talmente grande che non ho un ricordo nitido di quello che è successo, ma anche per me il ricordo più forte di questa partita è alla fine della partita di andata. Io la vedevo in tribuna e avevo di fianco a me i tifosi del Bologna e mi ricordo che con una convinzione che non avevo mai avuto gli continuavo a dire ci vediamo al ritorno, tranquilli che ve ne facciamo due. Ero proprio convinto e non so perché, non aveva senso, almeno teoricamente, anche perché poi i tifosi sono mediamente scaramantici e quindi anche noi li siamo, è difficile che ci esponiamo così tanto. Invece io sentivo proprio che al ritorno quelle due pere gliele avremmo date. Ecco, non so tu Matteo se vuoi lanciare anche il tuo di ricordo, intanto che vediamo le immagini di un Pagliuca che tristemente ci dispiace tantissimo vederlo piangere attaccato a un palo. No, vabbè, poi io... dopo posso no, chi deve parlare? No, parla tu, io dico dopo. No, io guarda, ti posso dire del post partita, a un certo punto arrivò la polizia negli spogliatoi e disse: ragazzi, bisogna andare via perché non mi ricordo, c'erano dei lavori da fare sull'A1 e dovevano chiudere l'autostrada e quindi ci hanno fatto fare anche in fretta. Poi l'autogrill, che forse quello vicino Modena, ci siamo fermati, secondo me ho preso un centinaio di birre. Siamo arrivati a Parma, non ce n'era più nemmeno una.
E poi quando siamo arrivati a Parma c'era questo mare di gente fantastico, fantastico. Ma io il mio ricordo, l'ho già anticipato prima, il mio ricordo è la mia trasferta con Molinari da soli, io e lui. Io ho fumato davvero un pacchetto di paglie nei primi 45 minuti e mi ricordo che a un certo punto Molinari continuava a dire istericamente, io non parlavo, io parlo sempre, quando guardavo il Parma ancora adesso, o fumo o sto così. E lui parla. Lì mi è continuato a dire, ma figa ragazzi, ma sembra di essere al Tardini. Sembra di essere al Tardini, mi ricordo che la terza volta che l'ha detto, gli ho detto, figa adesso attesa un po'. Guarda la partita, te, sì, sembra di essere al Tardini, tesi. E a un certo punto mi ha guardato, si è acceso una sigaretta e non ha parlato più neanche lui. E siamo stati così tutta la partita, fumavamo e basta. E io non me lo ricordo, nemmeno io. Il secondo tempo non me lo ricordo. Cioè, siete partiti con una stecca, quindi. E poi io fumavo le sue. È per questo che poi dopo lui, perché io ho sempre fumato le sue. Io ogni anno alla fine del campionato io ho le sigarette, perché sono un ex fumatore che fuma. Al tempi, no, ex fumatore par di palle, al tempi fumavo per davvero. Però fumavo sempre le sue, adesso non sono più fumatore ma fumo le sue. Però io quando sono le partite sono pesanti le vivo sempre allo stesso modo. Mi viene il mal di stomaco, mi verrebbe da andare in bagno e fumo. Queste sono le tre cose che faccio. Potevo aggiungere prima che dovevo ringraziare... Però non sapevo un live, battimi, andare in bagno adesso. Oh, quest'anno la tensione ne abbiamo avuta di meno. Quest'anno potevamo ridere, cioè a un certo punto... Quest'anno eravamo certi che sarebbe arrivato comunque un gol di merda, come dici tu. Noi li abbiamo sempre presi i gol di merda, quindi... No, dobbiamo ringraziare Pier, che è il primo audio, che salutiamo, e poi vi devo segnalare che Andrea, da anni, che ha fatto il secondo, ce l'ha mandato dalla Finlandia, che stasera sapeva che facevamo la trasmissione, che c'era Beppe e che ci teneva a mandarci un audio dalla Finlandia. Quindi abbiamo un tifoso del Parma che ci segue da là. Quindi. Ho altri due ricordi velocissimi che non so se riesco a mandare perché c'è un problema sui video, ci provo. Fatemi sapere se li vedete, perché faccio veramente, veramente fatica. Ma poi gli devi far vedere la domanda di Stefano Bernardi dopo. Ah, allora gli facciamo vedere la domanda di Stefano Bernardi. Sì, abbiamo anche una motivazione qua, Beppe, perché ti giri a destra. Molto bella, eh? Ma Cardone che si gira sempre a destra sta ancora cercando di capire se Bonera faccia bene il fuorigioco. No, guardando Monza Cittadella. Monza Cittadella, ci dai un update allora intanto che... Su come tra l'altro il Monza sta 2-0. Sta 2-0, quindi in realtà... Ce la può fare? Quanto manca alla fine? 5 più recupero. Gli manca un gol per andare ai supplementari, giusto? Ma sai che secondo me se fa 3-0 passa il Monza perché è arrivato secondo terzo? Perché è arrivato primo in classifica, giusto? Un saluto a tutti gli Aspriglia, sei tifosi del Parma. Niente, mi spiace per Filippo, c'è un problema con i video, quindi non... Al contrario. Al contrario, lo facciamo vedere. Comunque salutiamo Filippo Ferrari che ci ha mandato un video in cui ci diceva che con grandissima tristezza aveva dovuto ascoltarlo con una radiolina nascosta nell'orecchio perché c'era il matrimonio di sua cugina. Quindi era un ricordo così. Scherzoso. Ti saluta Max Ravanetti, un caro saluto al capitano ed amico grande Max di Spessore. C'è una domanda da Klaus che ti facciamo fare, dice: Collina, secondo te come ha arbitrato quella partita? È veramente il più grande arbitro di sempre? Sì, penso di sì, almeno in Italia assolutamente sì. Ma questo te lo faceva capire semplicemente perché tu non potevi vedere gli assembramenti intorno a lui, cioè è talmente rispettato che sì, potevi protestare, perché ti dava, almeno io parlo per me, ti dava sempre la consapevolezza, al di là che difficilmente sbagliava, ma quando sbagliava perché lui l'aveva vista così,
cioè non c'era un qualcosa di strano che potevi pensare che lui l'avesse fischiato. Non ero di Santis, ecco. No, l'hai detto te, io non ho fatto nomi, non ho detto. Quindi, e tra l'altro quella fu l'ultima partita che lui fece. Ce lo dicono da casa, è vero, è vero. Sì, fu l'ultima partita. Fu l'ultima partita. Santis? No, Collina. L'ultima partita in Serie A. Beh, anche per De Santis, perché poi per De Santis si aprì il processo. Io ho sentito un'intervista di De Santis che raccontava, diceva, secondo voi, ora a fine, cosa mi fregava a me di Lecce e Parma, queste due squadrucole. Quindi non lo dici tu, lo dico io, era stato faccia da merda fino alla fine. De Santis, grandissimo, lo salutiamo, se ci avesse mai ascoltato. Sicuramente ci segue De Santis. Speriamo, sì. Speriamo di no. E, visto che abbiamo approfittato, no, che poi De Santis per il Parma non era stato anche quello che ha fatto il gol di Cannavaro a Torino? Assolutamente sì. No, ma infatti non era un faccia di merda a caso, cioè, l'ho detto proprio pensandolo. Ti posso dire che da casa ci dicono che quello che ti ha tirato il cazzotto si chiamava Pablo Alfaro. L'hanno cercato. Può essere. Sì, cioè, ci danno queste informazioni. Cattivo come l'aglio, porca miseria. Sì. Diciamo però che anche Sergio Ramos ha imparato bene dal capitano dell'epoca, perché poi anche Sergio Ramos un paio di cartoni in giro li ha tirati. Sì. Abbiamo approfittato tantissimo della tua disponibilità e ti facciamo, direi, le ultime due domande, Matte, una io e una tu. Sì. Io te ne faccio una sul presente, perché volevo chiederti brevissimamente cosa ne pensi del progetto Parma. Noi a Sprillas siamo, diciamo così, molto fiduciosi, progetto stadio, il progetto di Kraus come squadra, a puntare sui giovani, creare una struttura societaria, perché anche oggi c'è stato un nuovo innesto, ieri c'è stato Filippo Galli. Ecco, brevissimamente cosa ne pensi? Ma io credo che per solidità della società e per quelle che sono le idee che stanno iniziando a prendere forma in maniera importante, credo che ci siano tutti i presupposti per pianificare bene una risalita, e non mi piace usare la parola progetto, perché spesso si abusa di questa parola, e poi il progetto è semplicemente figlio dei risultati, no? Il progetto va avanti se vinci, se perdi cambi progetto, cambi architetto, ingegnere, quindi questo. Però come idea, come filosofia, la filosofia mi piace. Io posso, cioè, al di là che non ne ha bisogno, ma posso spendere sicuramente parole di elogio a Filippo Galli, perché sono certo che è una persona preparata, intelligente, che servirà come figura. E quindi credo, oggettivamente sono certo, ci sono tutti i presupposti affinché Parma possa ritornare ad essere nella categoria che merita e ottenere risultati importanti. Bene, ci fa piacere, la mano che non vedi mi sto toccando, però ci fa comunque molto piacere. Io ti faccio una domanda simile, hai già detto qualcosa prima. Se dovessi scegliere due errori che secondo te quest'anno sono stati commessi e che possono, due errori che non vanno rifatti nel futuro, cioè due errori che ci insegnano qualcosa di utile per ripartire dalla Serie B, tu cosa correggeresti? Ma è chiaro che la mia è una visione da esterno, quindi io non so quello che realmente è successo. Io mi sono basato su quello che vedevo, leggevo, sentivo. E, guarda, il primo errore, secondo me, che è stato, l'ho già detto prima, è stata un po' una rincorsa a cercare il colpevole della situazione, e invece quelle energie si sarebbero potute usare da mettere sul campo. E un altro, cioè non un errore che non farei perché è stato fatto, ma sicuramente cercherei di costruire una squadra che abbia
un'identità figlia anche di quello che sarà quella che sarà la guida tecnica dell'anno che sta per arrivare, insomma. Diciamo che sì, questo è quello che dice, quello che hanno notato un po' tutti, la squadra è stata costruita a prescindere dalle opinioni degli allenatori, No, in dopo di entrambi i tutto, per campi. l'amor di Dio, Sì, ma l'impressione che tanti hanno. l'allenatore, cioè, da Versa, che poi dopo nell'ultimo è stato criticato, secondo me, ma anche ingiustamente, ma da Versa nei primi anni di Parma, ha dovuto spesso adattarsi a situazioni di giocatori che magari non erano particolarmente congeniali al suo modo di pensare calcio, ma gli ha dato la possibilità di rendere al meglio, lascia stare Gervinho di quest'anno, ok, però negli anni addietro, quando il Parma ha ottenuto campionati più che decorosi, sfruttare bene Gervinho vuol dire che ti devi mettere dietro la linea della palla e ripartire. Il Parma lo faceva benissimo. Sì. Se vuoi sfruttare Gervinho facendo tu la partita, fai fatica perché è un giocatore che, se non ha spazio, non può attaccare la profondità, diventa un giocatore abbastanza prevedibile. Lui è stato bravissimo a tirare fuori il meglio dei giocatori che aveva a disposizione. Dopodiché, e con questo concludo, le retrocessioni non sono mai responsabilità di una cosa sola. È un insieme di situazioni Sono che non vanno. tante le componenti, dici tu, che vanno Assolutamente. Ma come a. quando vinci, eh? Come quando vinci, non vinci solo perché il tuo centravanti ha fatto 30 gol. Vinci per tante cose. Sono importanti anche, non dico una cosa che dice, vabbè, dice questa roba qua, ma non è così, ma sono importanti anche i magazzinieri, i fisioterapisti, ma non perché gli va detto così, così loro sono contenti, ma perché è così. C'è il magazziniere che mette nella condizione di non dover pensare a determinate cose perché sai che ci pensa lui, ti toglie un pensiero e tu quel pensiero lo butti sul campo. Sono finezze queste, ma le società che funzionano così. Ognuno deve fare benissimo il proprio compito. Poi se ha delle competenze in più e gli viene chiesto, allora può essere utile, ma è importante che ognuno sappia fare bene il proprio lavoro. Quelli che vogliono fare tutto, no, non mi piace. No, giusto, è giusto, ma credo che anche Kraus stia cercando proprio di sviluppare le competenze per aree, no? E Ma quindi certo, dare a ma perché tu ognuno vedi che le. le figure sono tante, scusami se ti interrompo. E uno dice, ma ci sarà possibile avere così tante persone? Vabbè, se queste persone sono in grado di far bene il loro lavoro, ti garantisco che può essere un valore aggiunto, assolutamente. È chiaro che se poi dopo iniziano ad esserci le invasioni di campo, quello diventa un Certo. problema. Deve essere chiaro chi fa cosa. Chiaro, Questo perfetto. è. Comunque il Parma, guarda, tu hai detto una cosa che noi abbiamo detto più volte. Questa è stata l'anno in cui tutto quello che poteva andare nella direzione di una retrocessione c'è andato. Da il cambio di allenatore repentino alla fine del scorso campionato, il cambio di società, il cambio di guida del direttore sportivo, è stato un cambio epocale perché Fagiano qui aveva segnato tutta un'epoca. L'impostazione di un progetto legato a una filiera di giocatori che avevano garantito la base, che è andata incontro a un'annata completamente storta, perché quando falliscono la stagione, Sepe, Gaiolo, Alves, Jacopponi, Kučka, Gervinho e Inglese, la Vabbè, ma ci sono dei corsa giocatori dura. che tu hai nominato che sono stati la spina dorsale della squadra che ha fatto campionati ottimi e quest'anno, cioè per dire, se io penso a Jacopponi, ok, Sì. quest'anno ha giocato pochissimo. E quel poco che ha giocato l'ha sbagliato. È stato Quell'autogol sempre un che negli anni con di D'Aversa Firenze, ragazzi. è stato per un vero giocatore che aveva giocato di più, non era mai Sì. squalificato, cioè sono tutte cose. E poi vedi, sono le stagioni così. Se tu pensi al Cagliari che si è salvato, ok? Il Cagliari al 90esimo contro il Parma perdeva 2-1 ed era retrocesso, ok? Ha vinto 3-1, si è salvato.
Sei d'accordo con me che sarebbe bastato soltanto, e questa è una mia cosa che dico, per non perdere tutte quelle partite sarebbe bastato avere Bruno Alves del primo anno in Serie A? Io continuo a dire a tutti che la partita col Cagliari, col Bruno Alves del primo anno in Serie A, il gol di Cerri non l'avresti preso mai. Lo so, mai. Però quest'anno Bruno Alves, con tutto rispetto, non è stato il Bruno Alves del primo anno di Serie A. Bruno Alves era un problema. Ci sono state un sacco di cose che non sono andate bene. Cioè, poi è ovvio che uno dice, beh, ma questo e quell'altro. Però oggettivamente non ne è girata bene una. Ecco, infatti proponevano ad esempio Cesare. Sono quelle stagioni, una gita a Fontanellato ci può stare. Avrebbe fatto bene. Ma conosci bene il territorio. Dicevo che Cesare Pescatori propone, ma perché non torni a giocare a Parma? E in effetti, vedendo i difensori del Parma quest'anno, secondo me, anche infortunato forse. Avresti potuto giocare. Avresti potuto dire la tua. Pelle d'oca, grande capitano, che ricordi. Ragazzi, sei assolutamente molto amato da tutti noi, tifosi del Parma, ed è assolutamente stato un piacere averti con noi. Sei stato di una gentilezza e di una disponibilità che purtroppo è difficile da trovare nel mondo del calcio, te lo diciamo veramente non per piaggeria, ma perché è stato veramente molto bello fare questa lunga chiacchierata come se fossimo al bar. Te la riduco così, sono stato me stesso, perché io sono così. E noi siamo contenti di averti conosciuto. Chi mi conosce lo sa. Ecco, noi non ti conoscevamo, siamo contenti, e visto che sei così, visto che capiti, ci dici spesso da Parma, noi siamo in debito con te di una cena a Parma, quindi quando passerai noi sarai il nostro ospite. Due tortelli, e un po' di salume e il cavallo pesto. Bravo. E sei anche con noi, diciamo così, non, siamo in debito con te, quindi ti faremo avere assolutamente una di queste magliette. Una maglia. Degli Esprilias, che invece voi follower potete acquistare per supportarci. Iscrivetevi al canale, perché se non lo dico poi Dario mi uccide. Mettete like, seguiteci. Siamo alla fine di una stagione veramente estenuante, ma forse faremo diciamo così, uno sforzo ulteriore e vero Matte, ci occuperemo un po' anche degli europei. Ci regaliamo gli europei, perché ci siamo stufati di vedere le partite dove perdiamo e vorremmo avere l'ambizione di commentare qualche partita in cui vinciamo. Quindi senza gufarcela troppo, siamo ottimisti e ci regaliamo le partite della nazionale con commento post partita, e cominceremo a fare il mercato, visto che dopo un'annata come questa, così triste, abbiamo bisogno di cominciare a immaginare come sarà l'anno della rinascita. E quindi ci facciamo europei insieme e poi calciomercato a tutti. Quindi una bella nazionale, no Beppe? Sembra. Sì, mi piace. Bene. Mi piace, è una squadra. Mi piacciono le squadre che hanno un'identità, dopodiché puoi vincere e perdere, quello dipende poi da tante cose, però mi piacciono le squadre che in un modo o nell'altro siano riconoscibili, e l'Italia lo è. Dopodiché, sai, gli europei quest'anno saranno molto particolari, perché è stata una stagione particolare, gli europei saranno particolari perché saranno le prime partite in Italia, poi si andrà all'estero, cioè... Sarà tutto molto strano, già giusto per complicare ancora un po' di più le cose, però l'avevano stabilito prima, quindi ci sta. Però sono curioso perché poi dopo gli europei danno sempre la possibilità, Italia esclusa, di vedere giocatori interessanti, e quindi mi piace. Bene, allora con questo augurio di Beppe Cardone, ringraziandolo ancora, direi che ci sentiamo presto, seguiteci sui social per sapere quali sono i nostri prossimi appuntamenti. Matte? Grazie a tutti, vi auguriamo buonanotte, grazie ancora al nostro capitano e ci vediamo già domani per parlare di Parma-Sampdoria. Ciao a tutti. Grazie a voi. E sempre Forza Parma. Buonanotte. Forza Parma. Ciao, grazie. Ciao.